e adesso il premio è quello dell'impresa dell'anno servizi per la ristorazione automatica. E il premio va a Espresso Service. Per operare da oltre 40 anni nell'ambito dei servizi per la ristorazione automatica, garantendo professionalità e un livello di servizio eccellente. Per avere come obiettivi la soddisfazione del cliente e un concreto impegno verso la sostenibilità, attraverso il progetto Hybrid Cup, bicchiere ecologico a basso impatto ambientale. Non avevamo ancora nominato la sostenibilità e allora lo facciamo adesso. Io saluto Federico Prada Moroni, amministratore delegato Espresso Service. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie per essere con noi. Insomma, un riconoscimento in questo momento così particolare. Ho usato tante parole per definire questo periodo, non so più trovarne. Se lei ne ha un'altra me la indichi, ma insomma, che cosa significa? Grazie, siamo onorati di ricevere questo premio. Ringrazio innanzitutto tutti coloro che hanno contribuito in questi anni alla crescita aziendale e in particolar modo ai nostri collaboratori che anche in questa fase di estrema difficoltà continuano a credere nei valori dell'azienda. Come ha detto lei, crediamo nella sostenibilità, crediamo anche sia ambientale, sociale, alimentare, crediamo nel benessere e nell'innovazione. E in questo periodo molto complicato, questa pandemia ci ha evidenziato in maniera ancor più evidente che tutte le forme di vita sono interconnesse e che l'equilibrio dei singoli dipenda da quello generale di comunità e ambiente. Riteniamo per cui che sia necessario non solo perseguire finalità economiche, ma anche nella propria attività preoccuparsi della salvaguardia dell'ambiente, di garantire ai collaboratori, prima avete parlato di pilastri, siamo perfettamente d'accordo e allineati, di garantire a tutti i collaboratori un equo trattamento e una formazione continua e mettere al centro delle proprie attività clienti e fornitori. Crediamo nel valore condiviso tra tutti gli stakeholder dell'azienda, che siano soci, collaboratori, clienti, fornitori o la comunità in cui si opera. Questa premiazione, siamo onorati, ringraziamo le fonti, ci ricorda che Espresso Service, che ha iniziato la propria attività più di 40 anni fa e che opera nel settore del vending, della distribuzione automatica, non è solo è in primis un rapporto di fiducia basato su un'esperienza reale e coinvolgente ed oggi anche tecnologica ed avanguardia grazie a idee che si sono sviluppate in progetti. Ecco, noi abbiamo citato nella motivazione il progetto Hybrid Cup, questo bicchiere ecologico a basso impatto ambientale, quindi insomma, per tornare alla parola della sostenibilità, se ci vuole dire qualcosa di più, ben volentieri. Racconto sulla sostenibilità. Bicchiere, abbiamo introdotto il bicchiere Hybrid Cup in sostituzione del bicchiere tradizionale e ha consentito di risparmiare in un anno oltre 72 tonnellate di CO2 non immesse nell'atmosfera e che corrispondono alla CO2 assorbita da 2000 anni. Sui progetti di sostenibilità cito anche i progetti di Plastic Free, quindi per la riduzione della plastica, per favorire la raccolta differenziata attraverso moduli e contenitori che abbiamo studiato appositamente, la mobilità sostenibile, abbiamo un parco automezzi nuovo e a basso impatto ambientale. Ed inoltre abbiamo dei sistemi evoluti di software, di geomarketing e geolocalizzazione per ottimizzare gli itinerari. E poi, mi permetta di evidenziare, abbiamo aderito al progetto VHP, che è Workplace Health Promotion, che promuove la salute e una corretta alimentazione degli ambienti di lavoro, attraverso una comunicazione studiata appositamente e che viene veicolata anche attraverso
il touchscreen dei distributori e una proposta di prodotti biologici, healthy e freschi come frutta all'interno delle vending machine. E per ultimo, riguarda sempre la sostenibilità, abbiamo anche fatto delle azioni di contrasto per lo spreco di cibo grazie a una collaborazione con Banco Alimentare per redistribuire i prodotti invenduti dai distributori automatici nelle mense degli indigenti. Mi permetta di farle un'altra domanda prima di salutarla, che però mi serve proprio da aggancio e anche da conclusione rispetto a tutte le cose che abbiamo detto questa sera. Siamo diventati più consapevoli, secondo lei, dopo questo periodo? Questa emergenza, che è diventata un'emergenza in primis sanitaria e che sta diventando anche economica e purtroppo anche sociale, ci deve rendere obbligatoriamente più consapevoli, più attenti nel nostro modo di agire, avendo delle finalità sicuramente economiche, perché diciamo siamo nel business, ma dobbiamo perseguire anche la sostenibilità a 360 gradi. Dobbiamo unire le due cose, si può fare comunque, no? Cioè non è che sono scollegate le due questioni. Secondo me la sostenibilità non deve essere una best practice, ma deve essere centrale nello svolgimento della propria attività. Va bene, grazie, mi ha dato un messaggio comunque differente rispetto agli altri, che va a unirsi naturalmente a tutte le considerazioni, quindi io ringrazio Federico Prada Morone, amministratore delegato di Espresso Service, e complimenti ancora per questo riconoscimento. Grazie e grazie a voi. Grazie.